per la 56esima edizione delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa, domenica scorsa la prima delle Baccanti di Euripide con la regia di Carlo Spadrissa. Dei sospesi in aria, un coro volante ed effetti scenografici spettacolari danno vita alle Baccanti vista da Padrissa. Dioniso, figlio di Zeus e Semele, interpretato dalla bravissima Lucia Lavia, scende sulla terra e arriva a Tebe, patria della madre, per dimostrare la sua potenza divina agli uomini che lo beffeggiano. Un'enorme struttura con le corna messe in movimento naturalmente e poi attraverso una testa umana rappresenta il passaggio da Dio a uomo. Come la regia spagnola vuole, nuda e cruda, una perfetta rappresentazione del parto di Semele sospeso in aria. Questo è il luogo sacro e ogni volta che entro in scena cerco di onorare questo luogo con la consapevolezza che è stato abitato dai più grandi artisti ed è per me è un grande onore essere qui, è una grande responsabilità calcare questo palcoscenico. I miei capelli sono sacri, io li faccio crescere in onore del Dio. E allora consegna il tirso nelle mie mani. E toglimelo tu! Toglimelo. Toglimelo. Appartiene a Dio. Rappresentare questo Dio per me rappresenta molto e mi fa molto pensare, perché Dioniso è il Dio più umano tra tutti gli dei ed è quello che appunto ha molti lati umani, anche i più negativi dell'essere umano, e quindi io penso sempre a dire ok, cerca di scostarti dal personaggio, ecco. Non è facile poi tornare con i piedi per terra. Sì, noi ci proviamo. Io sono molto con i piedi per terra e molto connessa con quello che sto facendo. Mentre Dioniso trama la vendetta, travolge le menti delle donne tebane che hanno dubitato della sua nascita divina, solo il re Penteo, interpretato dall'attore Ivan Graziano, è deciso a opporsi alla follia ispirata dal dio. Va a dire in giro che Dioniso sia un dio che sarebbe stato cucito nella coscia di Zeus. Chi è in casa? Chi è in casa? Tutti stiano in disparte! Una festa tra i monti di Tebe, attori che utilizzano il teatro a 360 gradi, interagiscono con il pubblico, tamburi danno vita ad una festa al ritmo tra il pubblico del Teatro Greco. Ma la festa finirà presto quando Dioniso tende la trappola a Penteo, travestito da donna, lo conduce tra le Baccanti, la madre in festa tra le donne di Tebe. Assuefatta dal potere del dio Dioniso, vede Penteo come una bestia, un leone da uccidere, e così si accanisce sul figlio Penteo. Alla presa di coscienza, tramite il padre Cadmo, grande è il dolore della madre nell'apprendere che ha ucciso suo figlio. Dioniso dimostra così la sua potenza divina e di essere quindi figlio di Zeus, e dall'alto parla agli uomini con i corpi sospesi del coro. Baccanti da effetti speciali stupefacenti che fanno da scenografia ad attori, coristi, ballerini. Queste le Baccanti con i testi originali di Euripide, portata al Teatro Greco con la festa di Carlo Spadrissa.